Signori, buon pomeriggio a tutti. Ci troviamo al cospetto del santuario di Santa Maria delle Grazie. Lo vediamo, insomma, qui all'interno e diciamo di fronte a noi su questa bellissima oasi, soprattutto in un posto molto particolare, molto tranquillo nello stesso tempo, ma io aggiungerei anche a mio gusto, però poi viene riscontrato da parecchie persone, anche molto bello. Questa è la strada, diciamo, principale che ci collega poi con la Salaria, ma nello stesso tempo con i vari paesini sottostanti, che siano Scandriglia e Ponticelli. L'immobile che presentiamo praticamente, ecco, si trova all'interno di questo terreno. Noi adesso stiamo entrando all'interno della proprietà, un terreno di circa 3.000 metri abbondanti, attualmente un po', diciamo, trascurato perché i proprietari, insomma, non vengono più, ma dalle ottime potenzialità. Adesso pian piano capiremo anche la situazione. Questa è una bellissima quercia, insomma, che intanto all'ingresso della proprietà ci dà, diciamo, tra virgolette, il benvenuto. Noi stiamo passando, ecco, all'interno del terreno e presentando, diciamo, a breve presenteremo questa villa di ampia metratura, di circa 300 metri quadrati, tra cantine, ovviamente, piani terra e mansarde, qui davanti a noi. Questo è un bellissimo, diciamo, ingresso, insomma, con queste scalinate molto particolari, con questa forma arrotondata. È chiaro che questa c'è un po' da immaginarsela, c'è qualche lavoretto da fare all'interno, però, insomma, secondo me ne vale veramente la pena per chi cerca un prodotto similare con queste caratteristiche. Quindi qui ci sarebbe l'ingresso. Attualmente c'è un portico, insomma, un po' trascurato, e lì io ovviamente vedrei magari una cosa molto carina in legno, insomma. Quindi ovviamente a vostro gusto e piacimento sviluppare un po' la situazione. Ci sono diversi alberi da frutto, qui vediamo un ciliegio, vari alberi d'olivo, li vediamo qui davanti a noi, e altri ciliegi, insomma. Quindi un bel terreno che si sviluppa in parte antistante e per gran parte, insomma, sul lato sottostante. Qui c'è attualmente questo alloro, ovviamente ottimo, però, insomma, ecco, ha ricoperto un pochettino il viale, quindi ci sarebbe, ovviamente, come ripeto, un immobile un po' trascurato, ma veramente dalle ottime potenzialità. Il terreno tutto completamente pianeggiante, lo vedete anche da queste immagini, insomma, che si sviluppa per gran parte, e soprattutto tutto recintato, si sviluppa per gran parte fino ad arrivare, insomma, alla parte, diciamo, sottostante, dove c'è un muretto di confine. Lì praticamente si vedono i paesi limitrofi, che poi ovviamente ci sarà la possibilità di vederlo direttamente dalla parte sovrastante alla villa. Quello è il santuario di San Nicola, molto bello. E da questa parte, diciamo, vediamo, ecco, la parte retrostante della villa. Ovviamente sulla parte sottostante, queste qui sono le cantine, che poi man mano che gireremo intorno all'abitazione andremo a sviluppare. Qui c'è anche un altro ingresso, volendo, sulla proprietà. Noi stiamo attraversando tutto questo ambiente. C'è un altro albero di olivi, di ciliegi, scusatemi. E questo è poi il portico d'ingresso di cui io precedentemente vi parlavo. Attualmente è stato un po', diciamo, come vi ripeto, lasciato e trascurato, però veramente questo è l'ingresso dove noi, diciamo, siamo entrati. Ok, entriamo all'interno. Qui vediamo l'abitazione si presenta in buono stato di manutenzione, soprattutto per quanto riguarda le rifiniture interne, forse da ripulire, però, insomma, dalle buone possibilità. Rifiniture anni 70, quindi questa è tutta una bella cucina, come il classico, diciamo, qualche anno fa prevedeva, con un doppio affaccio poi sia sul giardino e sia sull'ingresso da quella parte. Attualmente la finestra è chiusa, però, insomma, questa è la cucina. Cosa molto bella, c'è questo grandissimo salone. Io aggiungerei grandissimo perché, insomma, dovrebbero essere circa 40 metri quadrati, insomma, un metro più, un metro meno, però alla fine, ecco, è una metratura veramente molto abbondante, molto, diciamo, ricco di situazioni, perché ovviamente i proprietari da un po' di tempo che mancano, ovviamente non hanno più avuto modo di curare la situazione, però, come vi ripeto, ci sono delle ottime possibilità. Questo sarebbe l'eventuale portico, che io chiuderei in legno, e avrebbe la possibilità di avere l'affaccio su questa parte qui dell'esterno.
Ritorniamo sul corridoio. Ovviamente vi permetto che ovviamente tutti i riscaldamenti sono perfettamente funzionanti. E qui vediamo il bagno con la vasca e una camera da letto. Con l'affaccio poi sulla vallata sottostante che io vi farei notare dal piano sovrastante. Qui precedentemente c'era una camera da letto, però è chiaro che poi loro hanno ricavato quest'altro bel camino e quindi hanno fatto un secondo saloncino. Essendo per loro ovviamente una seconda casa, hanno sfruttato come meglio credono anche questo terrazzetto esterno, molto bello, molto sfruttabile, da dove noi diciamo facendo il giro dell'abitazione abbiamo visto. Qui da questa parte si vede molto bene il terreno e la vallata che poi diciamo lo abbraccia. Ok, rientrando all'interno, noi andiamo a visionare attraverso questa scala a chiocciola l'ingresso sul piano superiore. Su questo piano troviamo un piccolo, diciamo, studiolo, se così vogliamo chiamarlo, però insomma, questo è un ambiente sfruttabile come o studio, come insomma laboratorio, come era diciamo utilizzato dai proprietari. Questa poi è la camera da letto, una prima camera da letto, diciamo la seconda o la terza in aggiunta a quella sottostante, poi in base al vostro utilizzo eventuale futuro potrete scegliere. La parte più bassa dovrebbero essere circa 1,60 m. Questa è un'altra camera, un bagno e un sottoscala, un sottotetto, scusatemi, qui sfruttabile come ripostiglio. Infatti qui c'era l'alberello di Natale, insomma, con il cassone dell'acqua. Ok, torniamo sulla stanza e vediamo ovviamente l'affaccio sulla vallata. E ovviamente da qui, in una visuale molto più alta, si vede molto meglio il terreno e la vallata che si vede, insomma, dalle immagini. Ok, signori. Scendiamo al piano sottostante per andare a vedere poi i locali tecnici. Al piano terra andiamo a vedere una delle prime tre, diciamo, cantine che diciamo poi compongono l'immobile. Questa è una cantina molto spaziosa e sfruttabile di proprietà. Poi andiamo dalla parte sottostante. Ovviamente qui ci potrebbe essere anche la possibilità di fare un box autocoperto, no? Perché insomma lo spazio veramente non manca. Eccola qui, questa è un'altra cantina. Lì ci sono i cassoni in eternit che ovviamente andranno smaltiti, quindi ci saranno queste possibilità. E poi da quest'altra parte troviamo un'altra cantina, se così vogliamo chiamarla, ma deposito ricovero attrezzi. Eccola qui, molto grande anche questa. Un immobile, diciamo, complessivamente molto sfruttabile, ottimo sia come prima che come seconda abitazione. Il posto sicuramente è molto bello. Io, signori, vi ringrazio, vi do un appuntamento alle visite. Arrivederci.